Buongiorno a tutti, intanto ringrazio da subito Enrico Ricchizzi che ha collaborato alla predisposizione del percorso informativo, Alessandro Milani che ha realizzato l'applicativo. Allora, io vi porto diciamo, i risultati di questo piccolo progetto molto innovativo e per quindi alcuni versi anche poco compreso. Comunque, allora, questo l'avete già visto da Mita, è il trend di aumento dell'uso del gel idroalcolico e se abbiamo in regione dei contesti di eccellenza, quindi per il miglioramento, c'è in generale un buon margine di miglioramento. Allora ci siamo chiesti quali potevano essere gli interventi per migliorare l'efficacia della formazione sul miglioramento dei comportamenti. E si aprivano fondamentalmente tre strade. O aspettare che prima o poi sta soglia dei 20 litri si superi, oppure una ricerca di modalità e strumenti innovativi, e infine la deriva sanzionatoria, quindi abbiamo pensato di fermarci al secondo. Allora, abbiamo fatto una ricognizione delle esperienze in atto in regione per la promozione dell'igiene delle mani e quindi chiaramente oltre ai consolidati interventi sia sulla formazione che le osservazioni programmate, coinvolgimento delle figure istituzionali, report aziendali eccetera, è emersa anche l'idea di pensare ai giochi di enigmistica e quindi cercare un'eventuale applicazione di questa modalità, di questi strumenti per ricordare l'igiene delle mani. Allora ci siamo chiesti se un gioco poteva essere applicato in ambiente lavorativo perché e quindi la Trecani non è molto d'accordo perché dice che un gioco è qualsiasi attività liberamente scelta senza altri fini immediati che la ricreazione e lo svago. Quindi forse qualche referente un po' ha letto la Trecani, forse, non so. E invece se guardiamo una definizione di una enciclopedia 2.0, troviamo che ci sono anche dei serious game, cioè dei giochi seri, digitali, che non hanno esclusivamente, principalmente uno scopo di intrattenimento, ma contengono elementi educativi e anche utili alla formazione. Chiaramente ce n'è una marea di queste tipologie, stanno fiorendo in questo settore tantissime tipologie diverse, quindi utilizzano la tecnologia persuasiva, possono essere esercizi sotto forma di esercizi, sotto forma di modalità di informazione promozionale, simulazioni, edutainment, dove c'è la combinazione tra educazione e intrattenimento. Oppure chiaro, questi già noti, i games based learning, quindi i giochi con obiettivi di apprendimento ben definiti. Poi cercando sempre su internet abbiamo trovato una rivista internazionale di Serious Game, quindi qua ragazzi cioè, esistono. Allora, chiaramente non ci siamo fermati lì, insomma abbiamo guardato anche, abbiamo fatto una valutazione un po' più specialistica e quindi abbiamo guardato la letteratura specifica del settore. Abbiamo trovato questa revisione della Cochrane che prendeva in esame fondamentalmente due studi di alte qualità, quindi diciamo che la ricerca in questo ambito è ancora molto ai primordi. E cosa diceva? Diceva che uno studio mostra un apprendimento più duraturo nel gruppo che ha utilizzato i giochi educativi, una maggiore soddisfazione dei discenti rispetto al controllo, un altro studio non mostrava differenze, quindi chiaramente gli autori concludono che sono necessari ulteriori studi di alta qualità per valutare l'impatto dei giochi educativi anche sull'outcome dei pazienti. Allora siamo tornati alla vecchia revisione del Lancet che mette in evidenza quali sono le caratteristiche degli interventi efficaci, quindi gli interventi educativi ed informativi sappiamo che hanno un'efficacia solo a breve termine, invece i reminder hanno, diciamo che l'effetto è più modesto però è sostenuto nel tempo. Abbiamo quindi
pensato che un intervento multimodale che potesse eventualmente abbinare queste due funzioni avesse un ruolo nel migliorare anche l'adesione. Allora ci siamo dati come obiettivo generale quello di mantenere elevata e costante l'attenzione degli operatori sanitari e sociosanitari relativamente alle buone pratiche, stimolando la partecipazione emotiva attraverso la diffusione periodica di strumenti ludodidattici sul tema. In che modo? Attraverso lo sviluppo di un software a basso costo e ad elevata accessibilità, riguardante un percorso informativo. Non ci siamo dati l'alto ambizione di fare formazione, su argomenti relativi alla corretta igiene delle mani, con lo scopo di stimolare l'attenzione e la curiosità tra gli operatori sanitari e sociosanitari. Al termine del periodo di utilizzo dell'applicativo abbiamo fatto una valutazione dell'accessibilità, della fruibilità e del livello di gradimento attraverso un questionario. Questo strumento era chiaramente molto innovativo e c'erano vari elementi di innovazione, quindi l'utilizzo di un approccio non convenzionale, ludodidattico, con l'utilizzo dell'enigmistica come strumento di attrazione. L'associazione a questo ha quindi la funzione di reminder interattivo via web rivolto agli operatori sanitari e non ultimo abbiamo lasciato assolutamente libertà assoluta agli operatori di accedere o meno, quindi non erano vincolati da nessun obbligo né incentivo economico o crediti formativi. Destinatari tutti gli operatori sanitari, sociosanitari della regione e non, e anche non operatori sanitari, c'era la possibilità di segnare al momento del login che non si era operatori sanitari. Periodo di svolgimento dal 5 ottobre 2014 al 5 aprile 2015 con restituzione dei risultati oggi. Modalità di svolgimento ogni 5 del mese. Sono stati diffusi informazioni, domande e quesiti enigmistici attraverso moduli specifici sull'igiene delle mani. Dal 5 maggio 2014 al 5 settembre 2014 sono stati inseriti nella pagina dedicata dell'Agenzia dei quesiti promozionali, che erano fondamentalmente dei giochi semplici per attirare un po' l'attenzione. È stato esteso l'invito ad inviare elaborati ad appassionati di enigmistica che hanno risposto, insomma non tantissimi ma hanno risposto, e la promozione dell'applicativo è stata fatta ai referenti aziendali della rete del controllo infezioni ospedaliere e ai referenti aziendali della formazione. Una promozione strutturata è stata fatta da parte di 5 aziende su 17, considerando anche le ex aziende che ora sono comprese nell'area vasta. Allora, il 5 di ottobre è partito, diciamo, il progetto Rimani, che prevedeva 6 moduli formativi con varie tematiche sull'igiene delle mani, e al termine dei 6 mesi abbiamo fatto una valutazione del numero di accessi e dell'utilizzo dell'applicativo. Abbiamo contato 535 registrazioni, di cui il 10% fuori regione, 360 utenti che avevano fatto un login e quindi avevano preso visione dei moduli, 191 avevano fatto almeno un tentativo di risposta. In prevalenza erano femmine, infermieri ostetriche e di un'età maggiore di 50 anni. Queste stesse categorie avevano mostrato anche una maggior predisposizione a rispondere ai quesiti e a rispondere correttamente. Allora, questa è una valutazione delle risposte corrette per singolo quesito e all'interno dei moduli, e notiamo una maggior percentuale di risposte corrette per i giochi più classicamente della tradizione enigmistica. Chiaramente qua non abbiamo valutato la capacità degli operatori di risolvere quesiti enigmistici, era solo un dato così per vedere se c'era questa propensione. Al termine dei 6 mesi è stato inviato quindi la richiesta di compilare un questionario di valutazione a tutti gli utenti registrati. Abbiamo raccolto 94 questionari e 75 di operatori sanitari.
59 questionari di utenti con almeno un tentativo di risposta, di cui 50 erano operatori sanitari. Il 60% aveva promosso e condiviso l'applicativo Rimano tra i colleghi, un 20% aveva avuto problemi ad accedere all'applicativo, un 20-25% aveva avuto problemi ad utilizzare l'applicativo. Problemi di accesso erano legati fondamentalmente al collegamento o al browser, e invece legati all'utilizzo erano problemi fondamentalmente, diciamo che l'applicativo non dava la risposta corretta, o uno la trovava oppure andava avanti a fare prove, tentativi, quindi la frustrazione di non avere mai una risposta corretta, quello ha creato un po' di disagio. Livello di gradimento complessivamente è stato soddisfacente, quindi intorno al 75% avevano dato un punteggio sufficiente, medio-alto di circa un 40%, quindi al di sopra di 8 punti su 10. I vari quesiti, anche questi avevano avuto un livello di gradimento abbastanza alto, insomma intorno al 70% la sufficienza, 40% medio-alto, nonostante fossero di difficoltà anche questo medio-alto. Ecco, allora queste sono le domande più importanti, perché abbiamo chiesto agli utilizzatori se ritenevano che l'applicativo avesse un'utilità nell'aumentare l'attenzione, nell'aumentare l'adesione all'igiene delle mani, fossero utili anche per la formazione o fossero semplicemente divertenti. E comunque circa un 80% degli utenti che hanno risposto hanno comunicato che l'applicativo aveva una funzione, quindi un'utilità sia nell'aumentare l'attenzione che l'adesione all'igiene delle mani, e anche una possibile utilità nella formazione. La percentuale si abbassava al 70% per il divertimento, però aumentava la proporzione di coloro che si sono divertiti molto. Cioè. Abbiamo poi chiesto qual era, secondo gli utenti, la percezione di aumentata adesione all'igiene delle mani nei 3 mesi precedenti alla compilazione del questionario, quindi grazie esclusivamente all'applicativo Rimani, in presenza o assenza di altri motivi di aumentata adesione. Allora, gli altri motivi di aumentata adesione erano la partecipazione a corsi di formazione quindi sul tema specifico, oppure eventi in ambito lavorativo o familiare che potessero aumentare l'attenzione sul problema. Complessivamente circa il 68%, quindi 2 su 3 di tutti gli utenti, avevano notato un miglioramento, almeno quello che hanno percepito, di corretta adesione all'igiene delle mani nei 3 mesi precedenti. Questa percentuale aumentava e arrivava fino al 77% per coloro che avevano avuto altri motivi di aumentata adesione, e quindi questo è coerente con la strategia multimodale, quindi stimoli differenziati possono comunque coincidere e rinforzare il messaggio. Ma il dato interessante è che tra coloro che non avevano avuto nessun motivo, e quindi erano un terzo degli operatori, e mi sembra un po' particolare, cioè questo dato comunque dice che un terzo degli operatori non avevano avuto stimoli legati all'igiene delle mani nei 3 mesi precedenti, di questi 1 su 2 comunque aveva notato un miglioramento nell'adesione. Poi abbiamo chiesto cosa non avessero gradito dell'applicazione Rimani, il 30% nulla, il 20% lo ritenevano difficilmente utilizzabile in ambito lavorativo, un 15% circa consideravano l'uso dell'enigmistica non adeguato, e poi a seguire diciamo fa perdere tempo, troppo difficile, troppo facile. Allora, quali sono i pro? In sintesi, è stato considerato utile migliorare l'attenzione al problema, utile migliorare l'adesione alle corrette pratiche, potenzialmente utile anche per la formazione, nonostante non fosse un obiettivo dello strumento, e divertente. I contro,
la promozione solo in alcune aziende per incompatibilità con strategie in atto, almeno così comunicata, problemi di accessibilità 1 su 5, problemi di fruibilità 1 su 4, tutti problemi fondamentalmente superabili. Conclusione, tiriamo le somme. La valutazione dell'applicativo Rimani ha messo in evidenza limiti di accettabilità di utilizzo legati ai contesti locali, alle dinamiche intraziendali, interprofessionali e in generale al tessuto culturale, gestionale e organizzativo insieme a vincoli strettamente tecnici. Tuttavia la nuova modalità proposta di reminder ludodidattico ha mostrato un'elevata percentuale di apprezzamento tra coloro che l'hanno realmente utilizzato. Pertanto, considerando i limiti mostrati dalla formazione tradizionale, mantenere alta l'attenzione e l'adesione a medio-lungo termine, si può ipotizzare un proseguimento dell'esplorazione di tale approccio non convenzionale, anche in altri ambiti della promozione delle buone pratiche, ad integrazione della formazione classica. Questa è la lunga lista di collaboratori, in particolare ringrazio Katia Bedosti dell'AUS di Imola e Marina Zoli dell'azienda Area Vasta Romagna, sede Cesena, che hanno contribuito nella predisposizione del percorso informativo. Come avevo già detto prima, anche Alessandro Milani, che ha realizzato l'applicativo, e i colleghi Giovanni Borgogno e Stefano Accorsi per la progettazione, Luca Basso per la predisposizione del questionario online e Barbara Paltrinieri, Federica Sarti, Giuliana Gagliani per la promozione dell'applicazione web. Si ringraziano inoltre tutti gli operatori delle aziende che hanno partecipato e promosso l'iniziativa, Chiara Biagi per la disponibilità nella realizzazione delle foto del modulo 2 e gli enigmisti Nebelung, Moise, Graus, Papul per aver contribuito a titolo volontario alla predisposizione di giochi relativi a Leggende delle Mani. Trovate il report completo su questa pagina dell'agenzia e vi lascio con due massime che ci ricordano quanto è importante il gioco nella nostra vita di tutti i giorni e vi ringrazio.